ecco 892. Fammelo senti un attimo. È quello che fa 892. Ah, ok. Poi raga, ma sti numeri a che cazzo servivano? È tipo le pagine gialle. Sì, esatto. Vai, metti le pubblicità vecchie d'infanzia. Ragazzi. Tra quanto pronto? Questa non me la ricordo. 5 minuti solo 5 vedrai. Per le panatine ti innamorerai. Sono finte. Ma questa è così vecchia, scusami. Sì. Sono finte. Questo è un body shaming incredibile. Raga, quella del paradiso di Paolo Bonolis assurdo. Mamma mia. Questo è un body shaming assurdo. Mamma, quanta estetica sta roba. Perché di che bella era troppo difficile, Testa di cazzo. Addio. Ma ragazzi, ma che è? Si confezzine. Ti piace vincere facile? Ah, Ponzi, 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 Ponzi. Madonna. Il pinguino. Ma questo è delle pinguine, delle Kinder Pinguini. Tutto a posto? Non pensi che dovremmo rinfrescarci un po' le idee? Kinder. Mamma mia, quanto sporrerei subito dentro. Sì, poi dopo cacchi a spruzzo. Un pinguino che fa l'autostop. Ma no, bellissimo, la mazza. Pure tu pigiami. Caspita, e quando andiamo con questi tu pigiami? Pazzesco, ragazzi. Ma tu ogni tanto ci pensi che chi nascerà magari veramente, cioè in questi anni così, non vivrà con queste cose? Cioè c'è caso no, che vabbè, non li vedrà mai. No. Che la gente nascerà proprio mai. Cioè, chi è nato in questi anni, capito? Pensa al telefono come l'iPhone, capito? Cioè tutte quelle robe verranno perse con noi. Cioè magari c'è, noi se sentiamo Tiziano Ferro quando dice le canzoni vecchie, questi te spareranno bottiglie privé e sfere basta, sì. Capito? Cioè, al karaoke. Nulla poteva salvare. Madò! Eccola! È questa! Io sono rotto con le scoregge. Tu veramente, botto. Lo dice. Cioè, ma chi l'ha pensata questa? Ragazzi, è pazzesco, dai! Che cosa? È un altro effetto! Non è possibile! Tu non sei al lavoro! Ma come non vieni? Ah sì? Io sai cosa ti dico? Che adesso esco e vado col primo che incontro! Buonasera! Cogli un attimo! Ragazzi, ma questa è una base meme incredibile! Vernicia sulla ruggine. Brava, sembra Giovanni. Senza brava, stendere la diruggine. Il colore che vuoi. E non cola. Pazza che zio, cosa Giovanna. Facendo? Sto verniciando. E Giovanna mi aiuta. Brava, Giovanna. Brava. Brutta troiona. Adoro, raga, le reset, ve le ricordate? Ah, che cazzo di ciugome. Erano piccoli, se ne mettevi 40. Ma non era manco chewing gum, mi sa. No, sì, ah, sì, sì, ma ne mettevi 40. Madonna. Vabbè, quando ho censurato l'audio, mi sa. Eccola. Non c'è mare senza canotto. Non c'è biglietto senza ridotto. Non c'è 12 senza 88. Questa cos'è? Questa me la ricordo. Anche io, però non so ricordo. Ah, ti sei svelto. Svelto Naturgel super concentrato. Oh, che cazzo. Nuova formula in confezione. Ma come confezione sexy? Che cos'era? Buono, mamma. Sugo con pomodoro a pezzi. Al culo va bene. Certo. Anche se non sei mio papà. Ma certo che ti voglio bene, Diego. Allora faresti tutto per me. Tutto. E che moglie fatta il piatto le pasta. Ma dove li hai imparati sti trucchetti? Eh? Ah, pezzo di merda! Bambino del cazzo, te tiro due cazzotti d'ammazzo! Quasi tutto! Te buon zoccola di tua madre! Questa, ragazzi, e c'è gente che pagava una cifra de sol! Ogni ipopotamo ha un uccellino personale che rimuove i resti di cibo dalla sua bocca. Il fedele uccellino scava fra i denti. Morto. Oh. Fedeltà non sempre è ricompensata adeguatamente. A meno che non partecipiate alla nuova promozione. Ragazzi, ma è tremendo. Fedeltà, benvenuto. Fedeltà, incolato un omicidio. Poi per la benzina, comunque, cioè.
Ticcio beh, porco Dio! Barzò, io, tu lo sai, ho due sorelle. Porco Dio, una notte si erano dimenticati il ciccio. Mamma, bello acceso. Ragazzi, comunque gli japani. Tutta la notte. Dai, venite! Con il ciccio ti davano i fumetti. Madò, wow, che bella! Oddio, bella questa! Tu Popo la Renzi, ma qua mi ricordo Gianco io. Porco Dio, che confusione. Lasciatemi cantare. Orlei, no, 24. È proprio un'altra canzone. Quale cazzo è? No, è questa, è questa. Fa. Ah, oddio, sì, questa. Avrei bisogno di compagnia. Re, Giano. Che cazzata, madò. E che io queste pubblicità le vedevo tra... quando tornava da scuola, che mia nonna voleva guardare Beautiful, porco il signore di Dio. E io mi dovevo guardare Beautiful prima di arrivare poi a vedermi Dragon Balls. Manda virgola al 48 per ricevere subito. Non è mai esistito. Madò, sto telefono del merda, mo ricordo. Sapore di latte e caffè. Da oggi li ritrovi in un biscotto unico. Intreccio Mulino Bianco. Il nuovo. Quanti cazzo dei biscotti hanno inventato questi? Ma veramente. Mi ha per il sabacca di Senato. Grazie, mo. Gli spicchi di luna c'erano pure. Si cercò? Cerca te! Ma no, tu c'hai il GameCube, cerco. Ma che cazzo dici? Bello il GameCube, sfio. Madò, raga, ma ve le ricordate le sorprese di Mr. Madonna, che bello! A me i Pokémon facevano caca, ma quelle merendine erano pazzesche, sì. Hanno causato tre cangri, le palline, sì. E le originali calamite dei Pokémon sono in ogni confezione. Mini Smarties di Nestlé immersi in cioccolato al latte. State allegri con Ritter Sport. Com'è che dopo allegri, allegri, allegri. Madò, buonissimi! Scopri il piacere della pausa. Non so, me la ricordo. No, neanche io. Buono per la mente. Mulino Bianco. Suado. Mai visti. Mai visti. Oddio, questa mi dice qualcosa, sta pubblicità. Oh, sì, la conosci. Vivi fuori orario. Ama fuori orario. Ok, la però questa roba qua non l'ho mai vista nei centri orario commerciali. Fuori orario Pavesi. Hai già provato. Madò, che buone le Ringo Ball! Madò, l'unico cioccolato alla Ringo. Buonissimo. Mini Ball, irresistibili. Questi erano una spada. Pure i Choco Bones erano buonissimi. Ah, Renga per il sabacco lo Beauty. Prova Mars Delight. Una deliziosa combinazione di croccante cialda, squisito caramello e morbido cioccolato. Questi erano buonissimi, ragazzi, Ma poi perché te lo dice con sta voce sexy? Questi erano veramente buoni, ma perché dovevano arrabbiare? Momento di vero godimento. Ah, buonissimo. Madò, che figata! Chi può essere? Non sappiamo. Ma ho capito il trucco e non mi ricordo io queste. Qui ci vogliono le cannucce a caca pozze. Ma chi cazzo lo beve il latte con la cannuccia? Nessuno. Prima le mangiavo. Esatto. Oh, io tiravo un po' di latte, però poi le mangiavo. Ehi, provate anche le nuove cannucce Frostis al gusto fragola. Le Frostis. Buonissime. Cannucce Coco Pops e Frostis, fatti risucchiare dalla bontà. Te lo risucchiare io. Cazzo. Gelato? Gelato. Merenda, gelato. È nata Sammontana, madonna puttana. Se tu ci fai caso, se ci fosse un pelato di sopra, sarebbe chiaramente. Ma quelle sono le richiami. Buono. O croccante cioccolato stecco blocco. Wow. Questo era buonissimo, La gelato era Sammontana. La lo stecco blocco era una hit. Cioccolato extra. Hai visto che il grande Sergio vorrei? Era? No, mo è morto.
Mamma peraltro che... vedi che la verità a me mi faceva cacà pure voglio il Gran Soleil mi faceva cacà il Gran Soleil sì per i vecchi de era merda bu- no no era bu- è buonissimo il Gran Soleil a me faceva cacà onesto era... a me non piaceva era una... la consistenza non era né gelato né nulla capito era una cosa a mezza proprio sorbettino. In mezzo